Questo è un attimo un intervento pre-spettacolo, perché in questo momento voglio presentarvi una novità, la novità che porteremo il prossimo anno alle feste Archimedee. È un sogno che io porto nel cassetto già da qualche anno, di portare nella città di Archimede, nella città del genio, delle invenzioni, quindi, no? Portare una sezione dedicata alle invenzioni, e se riesco, già parlato l'anno scorso con la signora Tortora, a creare un nuovo Portobello qui a Siracusa. Questa è una cosa entusiasmante, perché da tutta Italia potrebbero arrivare invenzioni. Io per fare questo ho cercato un referente che si chiama Christian Randieri. Quanti anni hai, Christian? 45. Lui sarà il nostro referente, ha promesso che farà questa sezione delle invenzioni, e lui è un, Christian Randieri è un ex bambino prodigio, attenzione, ha già 10 anni, iniziava a programmare i Commodore quando ancora erano i primissimi computer, poi è arrivato a pubblicare un articolo in una rivista tecnica nazionale a soli 18 anni proprio su queste programmazioni del Commodore. Appassionato per lo sport e la tecnologia, praticamente direi che forse ti puoi descrivere tu un minuto e poi descrivi che cos'è questo oggetto che hai portato. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Carlo per lo spazio che mi sta dedicando. Come ha detto, sì, da piccolo sono stato sempre appassionato per l'informatica, ma l'informatica seria, non quella giocata. Quindi un conto è giocare col computer, un conto è programmarlo. E da lì, devo dire, mi sono appassionato e tutto il mio percorso di studio è stato centrato attorno all'informatica. Non mi sono fermato chiaramente a lì, ho fatto l'università, ho preso il dottorato, ho fatto tanti anni di ricerca scientifica presso l'Istituto di Fisica Nucleare e ho coltivato sempre un sogno, quello di rimanere nella mia città. Devo dire... Infatti non dovrei darti il microfono, infatti... Tu mi hai scritto due parole che mi hanno, è quello che diciamo da sempre in questo periodo a Feste Archimedee, cioè convinto che i giovani talenti non debbano abbandonare la propria terra, ma debbano fare squadra per affermare il loro valore al fine di dare un contributo concreto all'intera comunità, evitando di emigrare all'estero. Voi sapete che moltissimi nostri talenti, come li chiamiamo? Vanno in esilio, come vuoi dire, cioè veramente espatriano, perché all'estero gli danno le soddisfazioni che meritano e noi invece qui non gli diamo neanche l'immagine, quello che potrebbero fare. Cosa hai portato oggi qua tu? E niente, questa sera vi presento un prototipo che nasce da un'idea, più che altro spinta da una forte passione. Le mie passioni essenzialmente sono due: la tecnologia è lo sport, faccio sport da sempre come stile di vita, e quindi ultimamente mi sono dato al ciclismo da 5 anni, essendo un ex canottiere, mi è venuto in mente di costruire un qualcosa che potesse tornare utile un po' anche a tutti quanti, non solo agli sportivi. Il presupposto di questa idea era... Tu dillo, nel tuo studio progettate tante di queste cose, questo è uno dei prototipi dove, cioè, i vostri progetti sono, tutti questi ragazzi lavorano nel tuo ufficio per progettare cose innovative, quindi questa è un'innovazione, chiamiamola, no? Sì, diciamo che questa è una delle tantissime innovazioni che portiamo avanti. Questa è un'innovazione molto semplice, in realtà abbiamo fatto cose molto ma molto più avanzate, che spaziano dalla termografia fino anche, se però la devo dire tutta, il monitoraggio dei bambini prematuri tramite sistemi che tramite internet permettono di avvisare la mamma quando il bambino piange, quindi scatta un allarme, c'è un filtro chiamato così che riesce a fare il trigger, cioè a captare solo il pianto, separando da tutto il rumore di fondo. Questo è un progetto fatto per il Policlinico in Sardegna. Quindi tecnologia applicata anche alle scienze, alla salute e quindi alla prevenzione degli incidenti in questo caso. Assolutamente sì, a 360 gradi. Abbiamo potuto portare, spiegaci cos'è questo oggetto. E brevemente, questo oggetto rappresenta un generatore vero e proprio,
che tramite una bicicletta permette appunto di generare l'energia elettrica con un'uscita a 220 volts, quindi la classica presa di energia elettrica delle nostre case. E se ci pensate un attimino, questo è un sistema tra virgolette abbastanza antico, non c'è nulla di nuovo. La cosa bella è che si può realizzare con pochissimo denaro, si può sfruttare la propria bicicletta e in caso di calamità o di emergenza è comunque un sistema che produce energia elettrica senza inquinare, senza fare rumore, senza aver bisogno di nessuna risorsa tranne di una persona che pedala. Immaginate il caso in cui ci sia un paziente che è attaccato a una macchina e per qualche motivo i gruppi di continuità, le batterie sono esauste perché durano sì ma fino a un tempo predefinito, se la calamità perdura non si sa come si deve poter fare. E in extremis con questo sistema, a patto che ci sia qualcuno in grado di pedalare, si riesce comunque a fornire l'energia elettrica necessaria per il mantenimento. Sì, facciamo la breve dimostrazione. Innanzitutto ringrazio i miei ragazzi che mi hanno aiutato a progettare questo sistema. Devo dire che questi sono ragazzi di Siracusa, usciti da pochissimo dall'Enrico Fermi. Vittorio è un perito meccanico e Christian è un perito informatico. Ce la stanno mettendo tutta, anche loro vogliono rimanere qui e stanno investendo il loro tempo, quindi l'applauso è più che meritato. Grazie. Allora, sì, ora vi facciamo vedere essenzialmente come funziona il sistema. Essenzialmente c'è una bicicletta, alla ruota basta togliere il copertone del camera d'aria, è una cinghia, e di sotto, tramite un sistema meccanico, il tutto va verso un alternatore. Dall'alternatore usciamo, andiamo a un inverter che ci dà una tensione pari a 220 volts. In questo caso la dimostrazione sarà quella di avviare il sistema e dimostrare come sia possibile accendere un monitor e vedere un filmato tra virgolette a costo zero generando l'energia elettrica a partire dalla pedalata. Quindi io direi ci siamo. Vai Vittorio, inizia a pedalare. Vai. Accendi. Ok, facciamo partire il video. Guardate. Ora si avvia il monitor, già il sistema è a regime. Vedete, sta facendo il boot e fra poco parte il video. Questo è un video, ma può essere un... può essere qualunque altro oggetto importante per la sanità, un monitor di sanità, qualunque oggetto elettronico, un cardiofrequenzimetro, qualunque cosa che possa essere utile a salvare una vita in un momento di emergenza. Quindi significa pedalata, alternatore, inverter, tutto in miniatura e può stare dovunque. Quindi questo è uno dei tanti sistemi, loro applicano la loro tecnologia anche alla scienza e questa è una cosa straordinaria. Allora, perfetto, grazie Christian, un applauso a questi ragazzi che lavorano veramente per questo. Cosa pensi che il prossimo anno faremo questo Portobello a Siracusa? Guarda, il tuo sogno è anche il mio, perché ci siamo incontrati e ormai abbiamo capito subito che l'unione fa la forza e ragazzi, credetemi, l'unione deve fare la forza. Ci sono tanti elementi validissimi nella nostra città che purtroppo non si conoscono, non fanno squadra e alla strega sono, se forse devono andare via per sopravvivere. Quindi se siamo un collettore che riusciamo a catalizzare il tutto, io ci sto. E questa è la rete che facciamo. Feste Archimedese servono anche a questo, stiamo facendo una rete fittissima che va fra arte e scienza. Oggi si è concluso il congresso di pediatria, è stato un evento straordinario, chi è stato lì può portare la sua testimonianza. C'è stato veramente un tripudio per quello che riguarda l'applicazione della fisica quantistica, delle neuroscienze e soprattutto qual è il problema. La problematica seria è che i campi elettromagnetici, si è parlato di questo, i nostri smartphone, i nostri tablet sono estremamente pericolosi e dannosi per la salute di questi ragazzini. Quindi parleremo, stasera ci saranno anche due neuroscienziati che vi diranno quello che abbiamo discusso stamattina al convegno. Grazie Christian. Allora la prossima, un ultimo applauso per favore. Grazie. Allora io direi di prepararci.